tradizione che continua ad aleggiare per le vie del borgo, per le vie corcianesi, è un aspetto, un fenomeno che perme a 360 gradi la vita di una comunità. È un evento che non si ferma ai 10-15 giorni di attività, ma naturalmente, come dire, per varie la vita del borgo durante tutto l'anno, perché naturalmente finito un festival se ne prepara subito, subito un altro. Naturalmente anche Corciano, come tutti gli altri comuni dell'Umbria e d'Italia, purtroppo sta attraversando una fase molto dura dal punto di vista della disponibilità di risorse destinate alla promozione turistica e culturale del, del territorio, però dobbiamo, come dire, naturalmente essere capaci a calare in positivo questo, questo purtroppo momento storico negativo. Pochi giorni fa c'è stata una conferenza sulla cultura organizzata dalla regione dell'Umbria, che rappresenta la presidente della regione Catiuscia Marini, ha individuato una strada insieme agli operatori culturali per lavorare cercando di intercettare quelle risorse comunitarie e private che possono far sì che tradizioni come quelle del Corciano Festival possano continuare a vivere ed anzi, come dire, proiettarsi in maniera positiva nel, nei prossimi anni venturi, potenziando anche i programmi laddove possibile. La banca è nata nel 60 e l'agosto corcianese è nato nel 62-63 e da quel giorno io gli ho detto, da questo momento ogni volta che vi darò qualche soldo. Infatti speriamo di poter essere vicini perché è diventata una cosa non grande, eccezionale a livello Italia. Ecco, ancora una volta il credito cooperativo Umbro, essendo appunto una banca di credito cooperativo, dimostra la sua vicinanza al territorio investendo appunto sulla sua crescita. Ma la banca ha fatto sempre questo, è stata sempre vicina al sociale perché grazie a queste cose è cresciuto. È cresciuto l'agosto corcianese, ha fatto crescere anche la banca perché l'ha presentata a tante persone.